Ben ritrovati a Pineta Oggi Reporter. Subito in apertura, piena solidarietà al leader dei portuali Stefano Puzzer per quanto è successo a Pordenone. Incredibile davvero quanto è accaduto, non c'è che dire. Veniamo ora alla tematica di oggi, parleremo di media. In modo particolare punteremo l'attenzione sull'emittente proprio di Trieste, Radiodiffusione Europea Interregionale, che trasmette in AM, in ampiezza modulata, ovvero in onde medie, sulla frequenza dei 1584 kHz per tutto l'Alto Adriatico, praticamente la si ascolta fino a San Marino, diretta da Graziano D'Andrea. In questa emittente si sono svolti diverse volte approfondimenti e dibattiti verso quello che è la tutela delle TV locali, perché col nuovo digitale terrestre queste purtroppo rischiano di spegnere. E dunque, nell'estate scorsa il sottoscritto è andato a conoscere queste persone di Radiodiffusione Europea in occasione di una festa che avevano realizzato all'aperto, precisamente in viale 20 settembre. Dunque, vediamo subito i nostri servizi. Noi ci vediamo e ci sentiamo al termine. Non sarà roba da 21 minuti sicuro. No, 20, 23, 23. 23, cioè dobbiamo cominciare alle 11 e mezza. Esatto, arriviamo quasi a mezzanotte, dai. E quindi sì, come, vabbè, cosa ci proponi questo domenica? No, vabbè, no, se non sabato sera, vabbè, no, siamo qui in viale, flashback domani mattina, dai, esatto, domani, domani. Quindi. Ah no, avevo detto che avete chiamato, quindi. Fuoco qualcosa? No, beh, insomma, diciamo che sono passati 2 anni, perché purtroppo lo scorso anno per ovvi motivi non è stato possibile farla e quest'anno abbiamo deciso di riprovarci, nonostante ci siano sempre delle difficoltà, perché rispetto a 2 anni fa siamo tutti meno liberi purtroppo, quindi bisogna stare attenti, ci sono delle limitazioni. Però insomma abbiamo deciso di fare un'altra bellissima e piacevolissima festa della radio, una 12 ore che ci sembra insomma che stia riuscendo molto bene, anche perché quest'anno abbiamo dispiegato ben 3 postazioni per i DJ set, abbiamo avuto i collegamenti telefonici, abbiamo ovviamente tutta la musica, quella di Radiodiffusione Europea, e insomma cerchiamo di ravvivare una estate che purtroppo per certi versi sembrava molto più libera, e libera non è, e questo dal nostro punto di vista è grave. Contiamo nonostante tutto di riuscire a farne almeno ancora una durante questo periodo estivo, magari verso Ferragosto, e poi vedremo insomma un po' la situazione quale sarà. Comunque dopo 2 anni credo che la Radiodiffusione Europea sia molto più conosciuta, soprattutto per la parte informativa oltre a quella musicale, che è importante in una radio in onde medie, e credo che queste iniziative servano a far conoscere di più, amplificare ancora un po' il messaggio della nostra emittente. Ecco, tra le altre cose ricordiamoci anche la televisione, cioè Radiodiffusione Europea TV a Trieste. RDTV, che è un mix di musica, notizie, naturalmente come sapete noi siamo facciamo un tipo di informazione che non è quella dei mainstream, abbiamo sposato la linea della controinformazione, quindi collaboriamo con la Casa del Sole TV, con Contro TV, con tante altre testate che in questo momento stanno fiorendo, come giusto che sia in un momento così difficile e particolare, quindi stiamo facendo un discorso giornalistico alternativo e questo piace, con degli speciali anche molto importanti. Abbiamo dedicato delle serate a ricordare le vittime di mafia, abbiamo ricordato ovviamente quelli che sono stati i grandi problemi, e soprattutto qui i grandi problemi che in questo momento il nostro paese vive, dove veramente la democrazia è a rischio. Quindi uno spazio dedicato, costante, quotidiano, sia televisivo sia radiofonico, dedicato proprio a queste tematiche problematiche. Poi c'è anche la parte ludica, il divertimento, la possibilità di rivedere i grandi film del passato, perché anche coloro che in qualche maniera hanno la possibilità di avere una piattaforma, e ce ne sono sempre di più ovviamente, televisiva dedicata ad esempio al cinema, i classici, i grandi film del passato
quasi non vengono presi in considerazione, quasi ci si vergognasse di ricordare quella che è la storia del cinema. Se per noi il valore di un vecchio film in bianco e nero, di grandi registi, di grandi attori che non devono essere dimenticati, penso a De Sica, penso a Monicelli, penso a tanti altri, trovano spazio come sempre nella nostra programmazione serale. E poi le grandi serie del passato, no? Abbiamo Attenti a quei due, abbiamo altri, Cin Cin, che noi ricorderemo Cheers nella versione originale. Cerchiamo di dare, come la linea radiofonica, ovviamente, una programmazione un po' vintage, dove però si riconoscono in tanti, anche coloro che hanno qualche anno in più, ma anche i giovani che magari certe cose non le hanno viste, non vengono proposte dalle grandi televisioni nazionali. È lui! Sì, io sono addetto culturale e ho molti contatti con le comunità degli italiani dell'Istria e di Fiume, sono spesso da loro, mi occupo appunto di concerti in particolare, di spettacoli teatrali, organizzo conferenze, convegni, partecipo anche ai seminari. E quindi appunto quando ho l'occasione di andare da questi miei amici del cuore, non manca mai l'intervista che poi viene proposta da Radiodiffusione Europea. Oggi, prima di dire oggi, direi che mi occupo soprattutto di musica classica, perché naturalmente è la mia passione, è il mio primo amore. E quindi quando ci sono appunto interviste o devo proporre qualche brano particolare di musica classica, quindi, naturalmente passa in questa trasmissione che viene proposta da Radiodiffusione Europea. E oggi in particolar modo sono fotografo e poi sto facendo dei video che appunto verranno trasmessi sicuramente da RDE. Ecco, so che tu sei appassionata anche di cinema un po', in modo particolare di due attori che io continuo sempre a stimarli, Stanlio e Ollio. Ah, Stanlio e Ollio, che sono favolosi, quante risate, fa parte naturalmente del mio bagaglio, nel senso che quando ero piccolina non mancavano mai. Mi ricordo che scappavo dalla scuola, frequentavo la scuola elementare, e mio padre naturalmente mi aspettava a casa prima possibile perché lui doveva vedere Stanlio e Ollio, e tutti in silenzio, mi raccomando, altrimenti diceva: beh, spengo la televisione e vado a letto. No, quindi Stanlio e Ollio, come potrebbe essere Charlie Chaplin e anche tantissimi altri, e veramente ogni volta che li vedo ho sempre quelle emozioni. Parla del passato, chiaramente, ma penso che anche oggi, anche i nostri giovani dovrebbero imparare ad amarli. Certo. Sacrosante parole, grazie a Susanna Isernia. Grazie a voi. Tu installi antenne radio televisive, cioè per la ricezione delle emittenti principalmente televisive. Per gli utenti, per i cittadini. Con il cambio di frequenza, quali problemi potrebbero emergere per i cittadini? Devono cambiare tutto oppure basta il televisore? Dipende cosa hanno, se la TV recente basterà risintonizzare, se la TV è precedente al 2017 o si attrezzano con un decoder, o bisogna un attimo valutare e farsi anche consigliare anche da negozianti che insomma non vendono e basta, hanno sempre la famosa passione, se conviene mettere un decoder o cambiare la TV, perché specialmente per le persone anziane può essere sempre macchinoso avere due telecomandi. Esiste di tutto, esistono dei decoder che sostituisce anche il telecomando della TV, vanno però programmati, non è semplice, o ti affidi a un tecnico o io farò un attimo una valutazione. Certo che i tempi che il nostro governo ha dato forse verranno, diciamo, diluiti. Adesso vediamo, manca un mese al momento cruciale, se si mantengono i tempi della roadmap prevista. No, allora su impianti d'antenna dipende dalle zone,
chi riceve i segnali esclusivamente in banda terza, ma è una cosa tecnica, sì, allora dovrà fare qualcosa. Chi riceve segnali da più ripetitori e ha dei, chiamiamoli, filtri, ci sarà qualcosa da adeguare. Se per esempio qui a Trieste si riceve o da una direzione o dall'altra, c'è da fare poco o niente. Sicuramente se l'impianto non funziona bene, ci sarà da fare qualcosa, anche perché i segnali che andranno a finire dentro, chiamiamoli, a questi vagoni che vengono distribuiti dai ripetitori, saranno un po' più incasinati, ci saranno più sistemi di compressione e allora qualcosa ci sarà da fare, come anche può essere che non ci sia da fare niente. Grazie. Grazie a voi. Super, grazie. Riprendiamo da studio, come vi dicevo, quindi Radio Diffusione Europea, un emittente che oltre a trasmettere anche molta bella musica, grandi successi internazionali, ma diversamente da quello che fanno anche le altre, devo dire, più volte si è posto il problema per quanto riguarda il rischio della chiusura delle TV locali con il passaggio al nuovo digitale terrestre. Ecco, molte interviste, molti approfondimenti sono stati fatti, dirette la mattina, ricordo il programma Buongiorno Italia, dalle ore 7 alle ore 9, condotto proprio da Graziano D'Andrea. Quindi era per noi interessante, insomma, farvi conoscere questa emittente che potremmo definire altruista, ecco, che guarda non solo al proprio orticello, ma un po' a tutto quello che è il settore dell'emittenza radiotelevisiva locale. È veramente tutto. In chiusura ancora, piena solidarietà al leader dei portuali, Stefano Puzzer, per quanto è successo a Pordenone. Grazie per la vostra cortese attenzione.